Sì, la prima cosa che si pensa un po', ovviamente, si parla di macerie, sono le rovine fisiche, però non, io per questo tema, per questa mostra in particolare, non ho voluto rappresentare assolutamente qualcosa del genere, ma ho cercato di rispettare un po' quello che è il mio percorso da tanti anni, ovvero l'indagare un po' il corpo umano, insomma, con tutte le sue potenziali espressive. E niente, quest'opera in particolare credo che non abbia, come dire, molto penso che parli un po' da sé, nel senso che ho rappresentato un po' quelli che sono dei resti umani, quindi sono delle macerie che parlano un po' dell'uomo. Sono proprio dei resti umani, proprio dei corpi, dei pezzi di corpi, cioè sono pezzi di carne che rappresentano un po' quello che è l'uomo. Ma non ho rappresentato soltanto pezzi di carne umana, ma anche pezzi di animali, pezzi di carne di animali, perché comunque penso che l'uomo intanto è animale. E io l'ho voluto rappresentare attraverso quella che è la carne, perché la carne credo che sia un po' la zona, come dire, che accomuna un po' tutti gli esseri viventi, la zona, come dire, di congiunzione tra l'uomo e l'animale in generale. Quindi ho voluto rappresentare simbolicamente quello che è l'uomo attraverso la carne. Io ho visto insomma, il materiale disponibile in rete, la tua produzione, ho seguito anche il tuo curriculum e insomma, ho scoperto anche diciamo, la qualità del tuo percorso e ho visto che di fatto, come spieghi naturalmente bene tu, il corpo è al centro della tua indagine pittorica Sì, con degli esiti molto interessanti anche proprio dal punto di vista grazie. tecnico-pittorico. Ti volevo chiedere, ma c'è qualcosa che riguarda in questa indagine sulla carne e anche in relazione all'opera in questione, qualcosa che riguarda il tempo? Cioè, c'è un interessa alla tua ricerca, insomma, l'incontro tra la carne e il passare del tempo, ecco questo. Allora, in verità non tantissimo, nel senso che non me lo sono mai posto fino ad oggi come dire, obiettivo, nel senso di, cioè, io ho indagato il corpo, continuo ad indagare il corpo, però più che il tempo mi interessa quello che il corpo riesce ad esprimere. Ovviamente artisticamente parlando, cioè non, perché ovviamente io di corpi non ne capisco granché a livello, come dire, che ne so, scientifico, medico, ma semplicemente il mio è un interesse, come dire, legato un po' all'espressività estetica, no? La potenzialità che ha il corpo proprio. Cioè quello che permette di raggiungere attraverso appunto, come dire, l'indagare continuo del corpo. Ci sono anche alcuni autoritratti, correggimi se sbaglio, all'interno del tuo. Sì, no, no, hai perfettamente ragione. Io negli ultimi anni diciamo che mi sono rappresentato in tutte le salse, come si suol dire, perché è nato un po' per caso tanti anni fa questa cosa, nel senso che boh, lavoravo sul corpo, lavoravo sul ritratto, la cosa più semplice, piano piano, cioè nel senso che io lavorando ho visto che i corpi che facevo, i ritratti che andavo a realizzare, somigliavano sempre di più a me. È stato proprio un processo naturale. Nel senso che andavo ad eliminare i capelli, facevo, che ne so, il nasone, perché io ho un naso pronunciato. E poi questa cosa, come dire, ho preso coscienza e mi sono proprio avvicinato all'autoritratto, nel senso che adesso dipingo quasi esclusivamente autoritratti, perché ho dato proprio un significato a questa cosa, nel senso che attraverso, come dire, me stesso,
indago e prendo coscienza, come dire, di me stesso intanto, e poi come dire, mi elevo quasi a come una sorta di vittima sacrificata, nel senso che attraverso me cerco di indagare in maniera molto più ampia l'uomo e le sue sofferenze all'interno della società, no? L'uomo contemporaneo in generale. Quindi io sono una sorta di, come dire, di icona sacrificabile in qualche modo. Molto interessante questo, ma infatti il senso contemporaneo, la parola contemporaneo mi ritorna particolarmente e naturalmente guardando la tua pittura, perché è fatta di queste campiture di colori freddi che hanno delle gradazioni anche interessanti, e lì si percepisce anche il tuo grado di preparazione tecnica, che si vede anche una certa consapevole ricerca rispetto a questo sviluppo cromatico. E questo è anche nel quadro che c'è in mostra. Io ho percepito molto questa temperatura estremamente contemporanea, che poi tra l'altro un po' fa contrasto con il tema del corpo, perché in quel modo quasi sembra quasi artificializzato nella sua espressività. Sì, ma a me alla fine non interessa, come dire, andare a rappresentare un corpo nella sua, come dire, realtà. Ma nella sua espressività, appunto, non vorrei ripetermi, il corpo per me è appunto, come dire, zona di ricerca. E ovviamente questa ricerca poi si allontana sicuramente da quella che è la realtà, anche perché a me una pittura, come dire, rappresentativa, non mi interessa, a me interessa proprio indagare. Intanto devo rispondere, come dire, a delle necessità interiori. Queste necessità ovviamente nascono da un percorso di studi passato, comunque legato a, che, non so, all'espressionismo, anche all'arte informale, perché io per un periodo sono stato informale. E quindi c'è questa necessità, come dire, della gestualità, questa necessità di, come dire, raccogliere un po' colori, suggestioni. E quindi questo è ovvio che si allontana dalla realtà, ma perché è comunque una cosa, come dire, innata ma anche voluta. Certo. Ma, diciamo che la mostra Maceria, che come sai continua quello che è stato fatto da Rosicchiù con Distopie, un po' si interroga sul senso dell'uomo contemporaneo, ma anche sull'arte, che il ruolo in qualche modo sociale, artistico-culturale, insomma, nella società contemporanea. Tu come interpreti questo ruolo? Cioè, come lo vedi, come lo senti, come ti pare che l'arte stia funzionando o non funzionando nel mondo contemporaneo? Ma allora, penso che l'arte è sempre necessaria. Ovviamente in questo periodo, come dire, non parlo di pandemia, parlo di periodo storico che, come dire, contiene anche il periodo prima della pandemia. La pandemia sì, è un periodo particolare, però comunque, come dire, il problema dell'arte contemporanea già. Come dire, già esisteva, nel senso che oggi parlare di arte contemporanea è come dire, non lo so, oggi l'arte contemporanea non ha quasi, da un lato ha senso che esista, perché comunque l'arte, ripeto, è necessaria, però da un altro lato è talmente mercificata, talmente legata ad un mercato che l'arte oggi potrebbe anche, ripeto, non esistere. Oggi nasce, oggi, come dire, vive la necessità di arredare, la necessità di fare mercato. Sì, credo che sia così, però di fatto le opere come la tua, insomma, e in generale anche le opere di Macerie hanno comunque un potenziale di riflessione che credo che possa servire anche ai visitatori, ma in generale alla società.
Sì, no, ma l'arte, come dire, in questo caso, dico ora, io So che ripeto, non sei conosco. d'accordo come ogni buon artista. Sì, però dico comunque, in questo caso, ripeto, io non conosco tutti gli artisti, però non credo che siano, come dire, artisti legati ad un grande mercato dell'arte. Credo che siano più o meno tutti artisti indipendenti che dipingono o comunque realizzano opere d'arte proprio per una questione di necessità interiore. Quindi già questo in qualche modo ti permette di essere libero, ti permette appunto di credere nell'arte e di fare un po' quello che si vuole. Mentre, non so, io ripeto, ho collaborazioni con delle gallerie, ma non ho mai avuto dei contratti, diciamo, che mi legavano in maniera stretta ad un mercato, per cui non so, magari delle limitazioni. Quindi questo comunque mi permette di essere libero e di credere realmente nell'arte. Cioè, io dipingo perché voglio dipingere, perché mi piace dipingere. Cioè, vado a vedere una mostra perché mi piace l'arte in generale. Quindi sì, dico, è importante questo, dico. Alla fine è ovvio che quando esiste un mercato dell'arte, tutto si ridimensiona, non c'è più arte lì dove c'è il mercato. Questo è secondo me anche una parte del dramma. Poi c'è il fatto che non c'è neanche il pubblico, che secondo me è anche un argomento importante, almeno nella mia esperienza di curatore, mostre le ho fatte diverse, soprattutto non ho visto una relazione potente, come è stata testimoniata da altri momenti storici, fra le arti visive e il pubblico. Questo secondo me è anche parte di questo dramma, insomma, relazionale di valori culturali. Tu non so se sei d'accordo. Sì, ma anche perché secondo me, come dire, l'arte un po' allontana il pubblico oggi, perché, come dire, cerca di raggiungere in maniera, come dire, falsa e un po' ipocrita alti livelli, ma questo ovviamente allontana il pubblico, perché il pubblico si va a vedere un'opera perché è bella, si va a vedere un'opera perché ti trasmette qualcosa. Quindi se tu produci, come dire, dell'arte sempre più lontana da quello che è da quella che è la gente, insomma, è ovvio che c'è un allontanamento. Benissimo, io naturalmente ti ringrazio per questa breve ma intensa chiacchierata. Oh, grazie a te. Va bene, grazie, buona serata. Buona serata. Grazie a te, buona serata. Ciao ciao.